Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di Stilografica Art. Oggi parliamo di una penna stilografica italiana prodotta dalla Delta. La Delta è un'azienda napoletana giovane, abbastanza recente, sorta all'inizio degli anni 80, se non ricordo male, però ci ha presentato dei bei progetti, delle penne davvero molto belle e interessanti. Allora, la troviamo nel suo astuccio, all'interno abbiamo anche una presentazione degli altri prodotti. Quella che vi presento oggi è la Dolce Vita, che è un po' il cavallo di battaglia di Delta ed è coniugata un po', detta terra terra in tutte le salse. Perché? Perché è bella, il prodotto piace e quindi si cavalca. Squadra che vince non si cambia e va bene così. L'astuccio, eccolo qua, è molto bello. È un astuccio vellutato anche all'interno, è un astuccio dedicato Dolce Vita. E è prodotta in tre misure, la small, la medium e quella, la piccola, la grande, insomma, è la media. Questa è la piccola, però ha un pennino in oro a 18 carati. È una penna piccola, è molto bella, a me piace molto. Ovviamente non è una penna in celluloide, ma un po' come vale così come per Aurora, hanno trovato una resina così screziata, così bella, che veramente non fa rimpiangere la celluloide, sebbene il materiale sia diverso, sia di tutt'altro. Ah, qui abbiamo macchiato un po', ma vabbè. Allora, la penna, veniamo alla penna. Intanto è bella, come vi dicevo, è un bel prodottino. Proviamo anche a smontarlo nelle sue parti. C'è un cappuccio, abbiamo l'unità scrivente, guardate che bella filettatura lunga, questo significa che c'è una solidità strutturale molto elevata quando andiamo a utilizzarla, e questo è il fusto, è piccolino ed è molto bello, un arancione, un giallo carichissimo, molto bella. Poi con questo nero fa un contrasto molto piacevole, l'anellino che è qui sulla parte finale della penna la impreziosisce un po', e la parte, diciamo, che risalta di più è il cappuccio. Il cappuccio è veramente, lo potrete vedere nelle foto dettagliate, è veramente bello da guardare, da scoprire con gli occhi. Innanzitutto c'è un logo sulla parte sommitale del cappuccio, un logo argentato molto bello, che impreziosisce la penna. Anche la clip con la sua veretta è molto bella, una clip elegante, una clip che fa la sua figura e fa anche, serve anche bene al suo servizio. Il punto, diciamo, più spettacolare è questa veretta intarsiata, incisa in argento, anche la scritta sul cappuccio nella parte posteriore che ci ricorda che è una Dolce Vita, è veramente bella. Il cappuccio non è fatto di plastica, scusate, il cappuccio è in resina, queste verette non sono di plastica, sono di argento massiccio, e infatti il cappuccio ha un bel peso. Quando montiamo la penna e l'andiamo, ah sì, scusatemi, l'unità scrivente, poi vi spiego del cappuccio, l'unità scrivente, abbiamo detto pennino in oro bianco 18 carati, un bel pennino, lavorato bene, non vuole essere particolarmente ricercato, però è ben lavorato, molto piacevole. L'attacco è l'attacco Pelican, quindi in questo caso per esempio c'è una cartuccia della Caran d'Ache. E vi dicevo, la penna, ecco, utilizzata così è una penna leggerissima, è molto poi piccola, maneggevole, veramente bella. Anche la silhouette, avendo questo bel pennino abbastanza grande, non voluminoso, non sproporzionato, ma è grande rispetto al fusto della penna. Nel momento in cui metto il cappuccio, tutto il peso veramente è sbilanciato verso il cappuccio. Questo ci fa anche capire quanto sia prezioso il materiale utilizzato e, a dire la verità, quando lo andiamo a calzare sul retro ritroviamo una penna molto equilibrata, inaspettatamente, perché presa in mano così, vi dicevo, è molto sbilanciata in avanti. Col cappuccio montato verrebbe da pensare che adesso ci troviamo tutto il peso dietro, invece diventa molto bilanciata, è molto bella. Allora, come scrive questa penna e come si comporta? È bella, il pennino è un pennino fine, vi ho detto che utilizzerò per questa
prova un inchiostro della serie Chromatics della Caran d'Ache, che è praticamente l'inchiostro quello un po' più importante. Ve l'ho già mostrato nella recensione degli inchiostri, un bel calamaio asimmetrico, è un po' particolare con questo suo tappo, che anche qui abbiamo un tappo che sentite sembra il dado, il bullone che serra qualche componente così grande, proprio sembra un dado. È molto bello, andiamo a vedere come scrive questa penna. Allora, intanto calziamo anche il nostro cappuccio, vediamo se siamo inquadrati, perfetto. Veramente molto bella, la penna è molto bilanciata. Il pennino, sapete che allora, Delta realizza delle penne anche in edizione limitata, per cui c'è un'attenzione non solo ai materiali ma anche al pennino. Il pennino è un pennino che ha come prerogativa la scorrevolezza, è un pennino rodiato molto molto bene, molto rotondo, è un pennino fine, ma non sembra di scrivere con un pennino fine perché non ha quelle caratteristiche di grattare come qualcuno può aver trovato su altri produttori, su aziende che magari sono un po' meno attente a questo aspetto. Inoltre la Delta è proprietaria di un pennino chiamato Fusion che aumenta ulteriormente queste caratteristiche. In questo caso il pennino, lo ripeto, in oro 18 carati, è molto elegante e molto bello. Allora, abbiamo detto che abbiamo un pennino F, cioè fine. Non ha doti di elasticità, il segno, come vedete, è questo. Non, anche mettendo pressione non cambia molto perché non è questa la sua caratteristica. Vediamo, tolgo il cappuccio perché non provo a scrivere in reverse nib. No, non scrive in questa maniera. È una prova che faccio, non significa niente, alcune penne scrivono, altre no. Vediamo come reagisce l'inclinazione della penna. Allora, il pennino lo utilizziamo adesso in maniera verticale, come vedete scrive, in maniera molto inclinata, scrive bene, di lato scrive anche di qua. Come vi dicevo, è un pennino al quale è stata dedicata molta cura nella sua progettazione, quindi è un pennino a posto. Proviamo come se la cava con lo stampatello veloce, A, B, C, D. Sì. Perfetto, vediamo anche quello minuscolo, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N. Sì, è molto scorrevole, è una penna che effettivamente cade bene in mano, poi per chi come me ha le mani un po' più piccole si trova davvero a suo agio, è molto leggera, invoglia alla scrittura. Vediamo, come vi dicevo, la parte della elasticità, lo abbiamo detto tante volte, questi pennini non hanno, allora qui è hard, qui è soft, cade proprio qui. Ecco, non è che non c'è tanto da girarci intorno. Dal punto di vista della scorrevolezza, come vedete, scorre benissimo, ancora meglio con Delta. Dolce vita. Sapete che c'è anche il modello a pistone, non quello piccolo, ovviamente costa di più, insomma è una serie che ha parecchie varianti. La penna è proprio bella, la sto osservando sotto questa luce, è veramente molto bella. L'inchiostro abbiamo detto che è un Caran d'Ache Magnetic Blu. Sì, diciamo che invoglia proprio alla scrittura, quindi è una penna che può essere buona tanto per gli appunti, sì, è molto, molto rigorosa anche nel tratto, buona per gli appunti, quelli veloci, quanto per una sessione di scrittura. Proviamo a usare un carattere condensed,
carattere condensato, proviamo a utilizzare la scrittura con big font. Quando vado a fare queste prove è per aumentare la richiesta, cioè il flusso che richiede il pennino al conduttore e vedere quanto riesce a servirlo. In questo caso vedete che non ha fatto una piega, la penna è veramente una bella penna. È anche molto, molto leggera e trovo che sia elegante. È una penna che francamente non mi dispiace tenere nel mio set di scrittura. La gradazione del pennino credo sia la più indicata perché è vero che è un F, un pennino fine, però non è un pennino super fine come lo troviamo in alcuni pennini giapponesi, quindi si presta un po' per tutte le cose. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi invito a guardare tutti gli altri che ci sono nel canale e che usciranno. Un saluto e un appuntamento ai prossimi video da Stilographic Art. Ciao a tutti!